fortificazione delle proprie fortificazioni, e si cimenta in questo senso in maniera, si è cimentato in maniera assolutamente molto, talvolta saltuaria e talvolta molto diversificata. Cioè abbiamo, sono stati svolti progetti a scala urbanistica, poi sono stati svolti progetti invece a scala molto più di dettaglio, sono stati affrontati problemi di recupero, però tutti questi interventi, oh, finalmente ce l'abbiamo fatta, tutti questi interventi sono interventi che richiedevano comunque una razionalizzazione del processo. In questo momento diventa fondamentale riuscire a razionalizzare, cioè a ripensare a quello che è avvenuto fino ad oggi e a darsi una regola per quello che dovrà ancora avvenire. Quello che ci viene è particolarmente importante, è un'occasione importante per affrontare questo argomento, è la riuscita del decreto 85 del 2010. Questo perché questo decreto consente di affrontare la procedura di federalismo demaniale in maniera tale per cui, a fronte di un programma di valorizzazione, quindi di un accordo di valorizzazione del bene oggetto di questa procedura, è possibile trasferire la procedura comune. Questo è un aspetto particolarmente importante perché prima di tutto consente che il comune diventi effettivamente proprietario del bene e quindi gestisca in maniera molto più snella e molto più semplice, bypassando tutte quelle difficoltà che nascevano dal fatto che il comune per anni aveva fatto progetti non in casa sua, cioè in casa del demanio, in casa dello Stato. Quindi, questo è un aspetto particolarmente importante e che ha portato quindi l'amministrazione comunale a istituire prima di tutto un'apposita struttura, una struttura denominata progetti speciali di cui io sono responsabile, nell'ambito della direzione patrimonio e demanio di cui è responsabile l'architetto Tedeschi. Ci siamo dati un gruppo di lavoro molto qualificato di cui l'università è rappresentata dalla professoressa Balletti qui presente, e abbiamo affrontato quindi prima di tutto il tema del metodo. Ora, questo tema, il tempo è breve, quindi io vorrei essere veloce nella parte che riguarda i contenuti e che lascio alla professoressa Balletti, però vorrei dire una cosa importante, cioè il problema che in questo momento dobbiamo affrontare è il problema della metodologia, il problema del metodo. E come affrontiamo questo problema del metodo? Prima di tutto partendo dalla consapevolezza che il motivo della nostra valorizzazione è il fatto che queste mura difensive, che sono il frutto di uno sviluppo storico che va dal primo millennio fino agli anni 600-700, sono mura che rappresentano veramente il simbolo della nostra città, rappresentano un segno molto importante per la nostra città, e quindi intervenire su di esse vuol dire completare anche l'immagine storica della nostra città. Contemporaneamente queste mura sono anche segno di quelle che sono state le relazioni con l'ingegneria francese, con l'ingegneria militare francese, in particolare molto importante è l'influenza di tutti dell'ingegneria dell'architetto Vauban, dell'ingegner Vauban, che è uno dei più grandi geni dell'architettura militare che sono mai esistiti, e dei seguaci di questo architetto, che ci ha fornito proprio dei modelli, direi modelli concettuali, sulla base dei quali sono stati poi realizzati una serie di interventi. Questo è il nostro sistema, potete vedere veramente il valore di questo sistema, che è costituito da tutta una serie di elementi che sono manufatti storici, polveriere, torri, trincee e così via. L'analogo francese, che è il sistema francese, non funzionava più. L'analogo francese è il corrispondente del appunto sistema che è stato diventato patrimonio UNESCO da parte dell'architetto Vauban. Allora, a fronte di questo obiettivo di valorizzazione, sono velocissima. Questo è il nostro sistema, vedete in verde praticamente tutta l'area dei parchi, dei sistemi difensivi, che quindi colloquiano molto con la città, sono strettamente collegati con la città. Il problema è quindi quello di darsi un metodo che concepisca questi oggetti come facenti parte di un grande sistema e
faccia con un sistema ambientale molto importante, biodiversità, geodiversità, attrazioni turistiche, si interfaccia con un sistema sociale, si interfaccia con un sistema antropico molto importante. Ci sono dei problemi rurali, nei suoi bisogni. Quindi l'approccio è quello di un approccio multidisciplinare integrato. L'approccio che voi vedete, questo ovviamente se lo dovessi descrivere ci staremo qui tutto il pomeriggio, però cosa vuol dire? Vuol dire che accanto al filone progettuale, parallelamente, deve esserci un filone di tipo economico, cioè uno studio di fattibilità economica, un'analisi costi-benefici, un'analisi del rischio, un'analisi della convenienza economica, deve esserci la ricerca dei finanziamenti, deve esserci una parte promozionale e tutte queste fasi non possono essere una dopo l'altra, devono essere fasi che si autoverificano contemporaneamente. Questo è il metodo che intendiamo assumere. Adesso se siete così buoni lascio la parola all'architetto, alla quanti minuti potrei avere? Che mi parlerà di quello che è l'approccio progettuale. L'ho detto prima, approfitto di questo studente. Anna Iole Corsi, dirigente. No, allora a me in realtà toccava un compito che era quello di cercare di capire e volevo fare questa cosa un po' anche a partire dall'esperienza che abbiamo sviluppato attraverso il confronto con altri progetti di dismissione, sia di beni militari che di beni invece pubblici di tipo civile, diciamo. Provare a costruire alcuni elementi che potrebbero essere elementi di metodo diciamo alcune azioni che dovrebbero essere perseguite nella costruzione di progetti di recupero. Lo facevo a partire dal caso dei porti, su quale ho lavorato di più in realtà, però mi sembra che siano concetti che possano essere presenti anche nel resto delle dimensioni. E direi che alcune cose le accennate stamattina Silvia Capuro nell'introduzione potrebbero essere sviluppate. Gli interventi che hanno preceduto questo direi che alcune cose le hanno già sottolineate. Quindi io scorrerei soltanto quasi i titoli di questa presentazione. Cioè un titolo è da progetti per frammenti a progetto di territorio. Cioè noi dobbiamo smettere di ragionare per riflessioni fatte singolarmente sui beni che compongono un sistema. Abbiamo visto molto spesso si tratta di sistemi, solo qualche volta sono episodi isolati. Allora il progetto di recupero va fatto avendo presente che siamo all'interno di un sistema di beni che devono essere pensati all'interno del progetto della città in modo compiuto, come sistemi che si connettono ad altri sistemi. L'altra cosa centrale che riguarda la città di Genova, ma che credo di nuovo possa essere una riflessione importante anche per le altre città, che al centro della pianificazione oggi debba di nuovo essere posta la città pubblica. Noi ragioniamo sullo spazio pubblico, che è uno dei concetti, ma la città pubblica è fatta di molto altro, sono altri elementi, sono invece elementi costruiti, che sono il sistema delle scuole piuttosto che degli edifici ospedalieri o che sono tutto il resto della città che è l'edilizia popolare. Una riflessione forte su una città diversa deve tenere in conto tutti questi insiemi di elementi e deve provare a metterli a sistema. Allora significa fare un progetto di territorio, un progetto di territorio che deve andare nelle varie scale del progetto, quindi deve considerare centrale il tema del progetto dell'intera città, quindi un'idea di città forte che deriva soltanto dall'avere chiaro questa idea forte di una città nuova, che pensa a se stessa in altro modo rispetto a quello che ha fatto nei decenni precedenti. E poi naturalmente ragiona per quartieri, per parti urbane e poi per settori più piccoli della città, per unità di vicinato. Allora, questi elementi dovrebbero essere ripensati in una filosofia diversa. Ne scorro alcuni. Nel caso genovese direi che queste cose sono state date. Quali funzioni dare? E di nuovo è un tema forte sul quale una riflessione va fatta. Molto spesso per questi edifici speciali, tra virgolette, parlo dei porti in particolare, si pensa a funzioni di tipo museale. Ed è una riflessione che poi credo farà anche il collega di Roma. Non è attraverso la realizzazione di musei ovunque che noi risolviamo il problema della valorizzazione di questi spazi.
servizi. Dobbiamo trovare funzioni che siano legate ad una coerenza forte con quello che questi oggetti singolarmente e come insieme hanno avuto al passato e pensare a delle funzioni integrate e funzioni che mettano insieme gli spazi aperti e gli spazi costruiti. Torno su un concetto che di nuovo è stato espresso e che di nuovo è importantissimo nel progetto dello spazio pubblico e qui chiudo, poi avete il paper dove poi queste cose sono sviluppate meglio, il tema del coinvolgimento della popolazione, dei diversi soggetti che sono interessati a un progetto nella costruzione di un progetto che sia sostenibile dai diversi punti di vista, anche da quello sociale. Abbiamo chiaro che ogni volta che si fa un progetto che riesce a coinvolgere i cittadini che sono più interessati perché sono lì, ma anche che hanno un interesse urbano più importante rispetto ad altri, rispetto ad alcuni temi, noi abbiamo dei progetti che funzionano di più. Se vi guardate le esperienze di partecipazione sviluppate a Genova, che trovate abbastanza compiutamente raccontate nella materiali della Commissione Partecipazione dell'INU, vedete come alcune esperienze abbiano portato a dei risultati che oggi sono visibili e sono abbastanza importanti. Grazie.